Ciao, Brass. Ehi, non sei ancora morto. Ok, da questa parte. È andata meglio di quanto mi aspettassi. Dottor Brazelton, lei già conosce il dottor Zimski? Sì. 20 anni fa mi ha rubato una ricerca. Dopodiché ci siamo persi di vista. La ricerca era mia per metà. Non ricordo di aver ricevuto assegni per nessun brevetto. D'accordo, Braz. 20 anni nel deserto fanno di te un profeta e un martire. Ora siamo qui per la tua leggendaria nave. Combinando laser a impulsi ad alta frequenza con ultrasuoni in un tubo di risonanza. Avete mai visto gli ultrasuoni disintegrare un calcolo renale su Discovery Channel? È la stessa cosa. Mettete il casco. Ok. Accensione! Ok, sono ufficialmente colpito. Beh, d'accordo. Hai fatto progressi col motore. Ti finanzieremo. Hai cominciato a pensare a un guscio? Questo è Alex. Ora sta buono. È un classico. Allora, qui abbiamo un blocco di cemento e dietro abbiamo una lastra di acciaio di 2 pollici. Va bene, pronti? Accensione! Io combino i cristalli in una matrice di tungsteno e titanio a temperature super fredde. Il trucco è tutto qui. Quali sarebbero le applicazioni? Come lo chiama questo materiale? Il suo vero nome ha 37 sillabe. Io lo chiamo un optanio. Un optanio? L'unoptanio prende il calore e la pressione e li trasforma in energia, che a sua volta rinforza il guscio della nave. Quindi più si scalda e va in profondità, più diventa forte, in teoria. Vieni, Johnson. In teoria, sì. Ehi! Quello è Johnson, non fategli caso. Questo è il prototipo della cabina di pilotaggio. Mi scusi, dottor Brazelton, quando pensa che sarà operativa la nave? Appena perfezionate le metodiche di costruzione. 10 anni. Cosa ci vorrebbe per costruirla in 3 mesi? 15 miliardi di dollari! Accetta un assegno? Con la carta di credito avrà un viaggio gratis.